Benvenuti all'interno del nostro approfondimento del giovedì, quello che parte da adesso, dalle 10.30 e arriverà fino alle 11. Materie prime, con noi il nostro specialista Giancarlo Dall'Aglio di CommoditiesTrading.it. Buongiorno Dall'Aglio. Buongiorno Emeric, un saluto a tutti. Partiamo dal WTI che finalmente ha rotto il 85,50, accelerato a ribasso. Stavamo vedendo un WTI precedentemente in leggera ripresa, ma adesso siamo passati negativi, 0,23% di ribasso, e siamo ritornati sotto quota 82,81,75. Io avevo valutato la possibilità di un rimbalzo per andare a ritestare gli 85, però così a occhio mi sa che nel mercato non ha intenzione di farlo. Cosa dice Giancarlo Dall'Aglio, il nostro specialista WTI? Sì, a livello tecnico sicuramente il quadro si è deteriorato, perché su scadenza ottobre quel livello del triplo minimo è stato rotto, poi ce n'era uno un po' più giù, intorno a 84,80, ed è stato rotto anche quello, era un minimo di marzo, inizio marzo. A livello di fondamentali, Emeric, la situazione non è così disastrosa, insomma, come vorrebbero far capire i movimenti dei prezzi. La curva dello stoccaggio americana è ancora nettamente ribassista. C'è la questione delle scorte strategiche, che naturalmente va risolta, perché non dimentichiamo che gli americani hanno rilasciato circa 7 milioni di barili al mese. A settimana, da 1 milione al giorno da diversi mesi, e queste scorte prima o poi dovranno essere ripristinate. E poi c'è la questione della domanda, che effettivamente è in fase di distruzione, cioè il movimento del petrolio asseconda anche ciò che sta facendo la Banca Centrale Americana, che sta attuando un rialzo aggressivo dei tassi e vuole continuare a farlo, e questo naturalmente comporta una riduzione dei prezzi perché diminuisce la domanda. Vediamo la Cina, perché c'erano due notizie rialziste alla fine della scorsa settimana. Una era quella dell'OPEC, che ha dichiarato un taglio della produzione di 100.000 barili. 100.000 barili è veramente, infatti, poca roba. Concludo. Ah, scusa. Volevo dire che... Non lo faccio più. Ci mancherebbe. Era un taglio simbolico, volevo aggiungere, nel senso che l'OPEC sappiamo molto bene che non ha mai mantenuto i target, anche quando diceva a novembre scorso aumentiamo la produzione di 400.000 barili al giorno, non ha mai raggiunto i target promessi, perché al di là di Arabia Saudita ed Emirati Arabi, che sono i due stati che possono produrre di più rispetto ai livelli attuali, abbiamo altri paesi che invece sono in difficoltà, sottoproducono, vedi la Nigeria, vedi l'Iraq, vedi la Libia, e quindi non si raggiungono mai i target. È evidente che questo è un messaggio simbolico e forse un messaggio che va anche agli Stati Uniti, forse anche politico, e cioè la visita di Biden di qualche mese fa in Arabia Saudita in realtà non è servita a nulla, è stato un fallimento. I sauditi mandano questo messaggio, e cioè se i prezzi dovessero scendere ulteriormente siamo pronti a tagliare sul serio e non per una quota simbolica. Ecco perché poteva essere un elemento rialzista, in prospettiva ovviamente. E poi c'è il secondo elemento, quello dell'Iran, su cui c'è il tira e molla, e cioè l'Iran ritornerà sul mercato perché gli verrà tolto l'embargo, poi notizie successive invece spiegavano che questo è impossibile perché stanno continuando ad arricchire uranio, poi si ritorna a dire che forse l'Iran torna sul mercato, ma in ogni caso questa notizia lascia un po' il mercato in bilico, e lì si tratta di 1,2-1,3 milioni di barili al giorno, ma ci potrebbe essere anche un'immissione one shot in un colpo solo di 40 milioni di barili, che sono uno stock importante. Per il momento però bisogna tenerlo da parte questo elemento, e quindi paradossalmente è un altro elemento rialzista. E poi c'è la questione della Cina, che unita al sentiment negativo
ci si avvia ormai molto probabilmente a una recessione conclamata in Europa, ma anche negli Stati Uniti, a causa delle politiche delle banche centrali e non solo, anche a causa delle politiche dei governi, aggiungo io, beh, questo elemento sicuramente sta catalizzando le vendite sul petrolio, che sono più però vendite emotive che altro, perché, ripeto, se guardiamo i fondamentali ci troviamo abbastanza allineati con un prezzo che dovrebbe cominciare a ripartire anziché scendere. La variabile Cina però è importante, perché questi lockdown della Cina naturalmente fanno calare brutalmente la domanda. Sono andato a guardarmi i dati dell'import cinese, che nel 2021 erano di circa 10 milioni di barili e adesso sono di circa 3,5 milioni di barili al giorno. Questo significa che la Cina ha ridotto non solo la sua produzione ma anche il suo import, e questo naturalmente viene considerato dal mercato come un elemento ribassista, anche in virtù del fatto che ci sono nuovi lockdown per questa politica zero Covid. Fa specie perché è stato dimostrato negli ultimi 2 anni e mezzo che i lockdown non servono praticamente a nulla per contenere i contagi, e quindi probabilmente c'è qualcosa che ci sfugge da parte del governo, in queste mosse del governo cinese. Tant'è, i supporti sono rotti, il quadro è ampiamente deteriorato e si va verso l'ultimo trimestre dell'anno, in cui normalmente la domanda scende anche per conto proprio, perché usciamo definitivamente dalla stagione della driving season, in cui si verifica normalmente il picco della domanda. Target, difficile dirlo, perché poi può arrivare all'improvviso poi qualche catalizzatore rialzista, e quindi fondamentali da una parte ma realtà dall'altra, e noi dobbiamo guardare i prezzi, adeguarci e saper cambiare idea. 77,6 è un bel target ribassista sul medio lungo termine, almeno sul base weekly io è quello che vedo. Ci sta? Sul grafico continuo intendi? Sì, assolutamente. Sì, che probabilmente corrisponde al tuo massimo di settembre-ottobre? Esatto, settembre. Ok, sì, esatto. Sì, io stavo guardando settembre ottobre, scorso, un po' più giù, ma ok. Va bene, crude oil archiviato, passiamo al natural gas? Sì, passiamo al natural gas, perché sul natural gas c'è stata anche qui ieri una sessione fortemente ribassista. Erano un po' di giorni, insomma, che dicevamo che il gas negli Stati Uniti probabilmente poteva avere un'ondata ribassista, un'ondata di vendite, questo perché il picco della domanda è stato ormai raggiunto, anche lì si tenderà ad avere temperature più basse nelle prossime settimane, e poi c'è l'aumento della produzione, perché gli Stati Uniti sono riusciti ad arrivare ai 97-98 BCF, che sembrava un traguardo impensabile fino a qualche settimana fa, e invece la produzione degli stati che producono il gas effettivamente è aumentato. C'è ovviamente tutta la questione del LNG, dell'export e dell'Europa, naturalmente, che aveva trascinato a rialzo via TTF i prezzi del gas americano. Però dobbiamo considerare che gli americani al momento esportano circa il 10% del proprio prodotto, e naturalmente una cosa è il consumo e una cosa è il fabbisogno. Quindi in questo momento sono abbastanza neutrale sul gas naturale americano, sicuramente non rialzista. Poi bisognerà vedere invece a livello di TTF che cosa succederà, perché negli ultimi giorni ne hanno dette un po' di tutti i colori, fra non paper, dichiarazioni, Commissione europea e quant'altro, e potremmo stare qui tutta la trasmissione a narrare degli errori che a mio avviso sta commettendo la politica su questo argomento. Ma Emeric, è una cosa di cui parliamo da mesi, quindi insomma è inutile stare a ripetere quanto detto. Anche perché non ci ascoltano, Giancarlo. No, per carità, è chiaro. Io, sai cos'è? Io penso che alla fine parlare sempre di incompetenza possa essere
una cosa errata, probabilmente c'è una volontà politica, insomma, di agire in questo modo. È chiaro che poi le conseguenze sono piuttosto gravi a partire dall'autunno, quindi insomma staremo a vedere, ma non sembra che si prospetti un autunno e un inverno particolarmente positivi, insomma, per impegnato nella vendita dei barbecue, Giancarlo. Certo. Va bene, cioè va bene fino a un certo punto. Dobbiamo affrontare gasoline o qualche altra materia prima energetica o passiamo ad altro? Guarda, solo per confermarti, Emeric, che la benzina è ulteriormente in ribasso e questo conferma la distruzione della domanda in atto. Il gasolio è più forte della benzina, sia negli Stati Uniti, ma anche di questo avevamo parlato qualche mese fa, il fatto che ci potesse essere più una crisi di offerta di gasolio che di benzina, e anche qui notiamo che ai distributori il prezzo del gasolio è più alto rispetto al prezzo della benzina. Il crack spread ulteriormente in riduzione indica i margini dei raffinatori, e anche gli spread sul Brent e sul WTI che si vanno sempre più stringendo e presto si passa in contango, indicano che anche la domanda sul fisico è in forte riduzione. Caro Giancarlo, ora facciamo così, andiamo in pausa e poi apriamo la seconda parte di Commodity Trading con tutte le altre materie prime che andremo ad analizzare. Break e torniamo subito. Bentornati, seconda parte di Commodity Trading. Allora, abbiamo chiuso con le materie prime energetiche, per aprire che cosa, Giancarlo? Le granaglie, Emeric, per cominciare dal grano, che ieri ha avuto un sussulto rialzista importante, dovuto sicuramente all'emotività, perché ad un forum... è dovuto a quello, alle dichiarazioni di Putin? Esatto, i paesi dell'est dell'Europa, Putin tende a precisare che si potrebbero avere ripercussioni anche sul rinnovo dell'accordo che dovrebbe essere siglato a novembre per l'export di grano dall'Ucraina. Putin chiede di rimuovere le sanzioni che riguardano i trasporti e le assicurazioni dei mezzi su cui viaggia anche il grano russo, perché non c'è una sanzione specifica sul grano, ma ci sono delle sanzioni, diciamo, come possiamo chiamarle, collegate al trasporto del grano. Collaterali. E il grano ieri è arrivato a prendere 40 centesimi, salvo poi ritornare indietro nell'ultima parte della sessione. Questo ritornare indietro ha coinvolto anche le altre due grandi sorelle, cioè la soia, che tra l'altro presenta in questo momento un quadro tecnico che si è andato anch'esso deteriorando, perché ha rotto una specie di triangolo di compressione, di volatilità che si era venuto a creare. Quindi vedremo se il ribasso sulla soia proseguirà. Oggi ci sono i dati sull'export. E poi c'è il corn, che invece ieri ad inizio sessione ha fatto un nuovo massimo, salvo poi chiudere leggermente negativo. I prezzi dei fondamentali sulla soia e sul mais corrispondono più o meno ai livelli attuali. Sappiamo che però ogni tanto ci possono essere delle discrepanze fra quelli che sono i fondamentali e quella che poi è il prezzo di mercato. Sicuramente in questo momento il mercato sta guardando alla questione geopolitica un'altra volta, dopo che si era abbastanza rasserenato. Per il momento il grano è ancora in un range fra 840 e 740 più o meno, per cui insomma vedremo quali saranno gli sviluppi. Sicuramente un acuirsi della tensione ulteriore potrebbe portare a una nuova escalation dei prezzi. E andando invece sulle soft, Emeric, sì. Brutta sessione, brutte due ultime sessioni per il cacao,
che stavamo guardando anche la scorsa settimana. Da tanto, è successo sul cacao. Esatto, in ottica rialzista, ma niente, si rimane semplicemente nel trading range, ma poteva sembrare il momento giusto invece per accelerare al rialzo. Ancora trading range, bisogna ancora pazientare, sembra che il cacao stia costruendo una base, fino a prova contraria, ci potrebbero essere difficoltà da parte dei paesi produttori, due grandi paesi produttori africani, Ghana e Costa d'Avorio. D'altra parte si guarda anche alla raffinazione del cacao, il cosiddetto grinding, e soprattutto si guarda all'Asia. Quindi se dovessero diminuire, se dovesse essere mostrata una diminuzione nei dati sulla raffinazione del cacao e quindi anche della domanda, potremmo avere un dietrofronte dei prezzi, che però fin quando si mantengono in questa lateralità mi fanno pensare alla possibilità di una rottura rialzista per questa commodity, su cui siamo anche in un momento di stagionalità favorevole. E poi c'è il caffè, anche questa è una commodity che stiamo seguendo praticamente sempre, sono ormai imminenti, perché stiamo entrando nel vivo della stagione del raccolto brasiliano, che arriva come risultato finale nella prima quindicina di ottobre normalmente, quindi arriveranno i dati ufficiali. Naturalmente il mercato ha cominciato a apprezzare un'ulteriore diminuzione del raccolto, che è già ampiamente nei prezzi, no? Perché siamo sopra 200 ormai da diversi mesi, l'area dei 200 è appunto un supporto importante, vedremo, perché sono già diverse sessioni che il caffè è in ritracciamento, quindi vedremo se proseguirà questa fase e poi naturalmente si aspetteranno i dati. Sicuramente già lo scorso anno era stato negativo per il raccolto, ci si aspetta un meno 20% rispetto allo scorso anno e quindi una negatività ulteriore per questa commodity. Metalli, Emeric, sui metalli. Sui metalli c'è la questione dell'oro, che secondo me è arrivato a una zona di supporto molto interessante. La zona di 1700-1680 è stata testata diverse volte anche negli scorsi mesi, anche nel 2021, e da lì il mercato è sempre ripartito, 1675-1670. E tutta questa esattamente, quindi credo che possa essere un'area interessante anche questa volta. Il mercato ha reagito a 1007 e quindi qua siamo a un bivio a questo punto, perché l'oro nelle ultime settimane ha seguito molto bene l'andamento del dollaro americano, che si è rafforzato, e l'aspettativa di rialzo dei tassi americani per diverse riunioni della Fed. Quindi insomma questo è l'atteggiamento dell'oro, l'abbiamo visto anche nel 2013, quando finì allora il quantitative easing di quel periodo. Vedremo, però io terrei d'occhio quest'area, perché l'oro potrebbe ritornare di interesse anche in funzione geopolitica, quindi forse qui qualche tentativo long si può fare, considerato anche il favorevolissimo rapporto rischio-rendimento che si verrebbe a creare. L'argento segue naturalmente l'andamento del metallo giallo, ma dobbiamo considerare, come diciamo sempre, che dell'argento si considera soprattutto la componente industriale, quindi è anche normale che abbia un andamento più ribassista rispetto all'oro. E poi tentativo di rimbalzo del platino, che però arriva subito nell'area delle prime resistenze, quindi insomma bisognerà vedere quale sarà la reazione del mercato. Sicuramente non un buon momento per questo metallo, che serve anche per la trasformazione dell'energia nel processo di alimentazione ad idrogeno, insomma, che sembra sempre che debba esplodere, debba essere utilizzato su larga scala, e poi si attende sempre perché capita sempre qualcosa. Sicuramente il collo di bottiglia sulle commodity in generale, anche sulle terre rare, su alcuni elementi che servono per questo processo, sta influendo in maniera importante, quindi il platino ne risulta penalizzato, ma sono ottimista nel lungo periodo per questa commodity.
Un'ultima panoramica, Emeric. Guarda, abbiamo ancora un po' di minuti, quindi vai tranquillo. Sì. Sulle carni dobbiamo lavorare anche. Esattamente, esattamente. Volevo arrivare lì. Interessante il comportamento della carne di maiale che guardiamo su scadenza ottobre, perché l'inox, cioè, giusto? L'inox, sì, HE, perché c'è questo supporto fino ad area 89 circa, che a mio avviso è interessante, tutta quest'area di prezzo. L'idea è che i Linox possano rimbalzare da questi livelli. Ieri c'è stato un tentativo però respinto dal mercato, tant'è che i Linox avevano aperto in positivo, anche in gap, e poi alla fine della sessione hanno chiuso leggermente negativi. Bisognerà vedere la prossima settimana, che secondo me sarà importante per vedere se nel prossimo mese può esserci un rimbalzo anche importante. Poi da metà ottobre parte una fase di stagionalità negativa che ci porterà fino alla fine dell'anno. Sulle carni c'è sicuramente un po' di tensione dovuta anche da un lato all'annuncio di alcune società private della volontà di aprire nuovi impianti importanti di allevamento, dall'altra parte c'è la politica che vorrebbe cominciare ad eliminare, a far diminuire il consumo di carne bovina soprattutto, e questi sono due elementi che vanno in contrasto e si scontrano, e quindi grande incertezza. Sui live cattle invece è una situazione di prezzi che hanno forse raggiunto un top. Io qua sto guardando già le prime scadenze del 2023, in particolare la scadenza febbraio, dove si sono formati dei massimi interessanti, e quindi qui il rapporto rischio-rendimento per andare short è sicuramente favorevole. Va bene, allora Giancarlo, grazie mille come sempre per la panoramica settimanale sulle materie prime. Io ti rimando al nostro consueto appuntamento e grazie tante. Giancarlo, commoditystrading.it per tutti coloro i quali volessero seguire le news sulle materie prime, è il sito che insomma gestisce il nostro Giancarlo. Alla prossima, ciao Giancarlo. Grazie, grazie a tutti voi. Terminiamo qui il nostro approfondimento sulle materie prime, andiamo in pausa, ma rimanete con noi. Forex Update, valutario velocemente e poi analisi tecnica con le vostre domande.